Progetto domande e risposte. Oggi io sono Michele Stedile, ideatore di questa iniziativa. Oggi parliamo di ferite emozionali, un argomento che mi preme molto. E ringrazio subito Andrea Masiero, che sarà il relatore di questa tematica molto interessante, che saluto, che vedo già collegato. Ciao Andrea. Ciao Michele, ciao a tutti. Grazie per questo invito. Grazie a te Andrea. Salutiamo anche le persone che sono collegate con noi, le quali poi potranno fare le domande, possono scriverle già qui in chat o altrimenti possono farle anche dopo direttamente in voce ad Andrea. Poi questo ci organizzeremo. Andrea, raccontaci un po' di te, cosa fai, dove le persone possono trovarti e poi iniziamo la tematica di oggi. Prego Andrea. Bene, io sono innanzitutto un ricercatore. Però, per quella che è la nostra quotidianità, devo dire anche che lavoro faccio, quindi sono un operatore olistico, sono un trainer, sono un riallineatore spirituale del metodo di Piotr Kunowitz, sono un nutripuntore, in parole povere è l'agopuntura senza aghi, ma con l'aiuto di nutrimenti, che va ad agire su dinamiche strutturali, su dinamiche fisiche, su dinamiche evolutive, e traumatiche, appunto con l'uso di nutrimenti. Pratico alcune tecniche energetiche, lavoro molto con le ferite emozionali, insegno yoga e sono direttore dell'Accademia per Motivatori Human Project, che è nata nel 2014, che adesso ha cominciato ad essere una realtà, non solo da adesso, ma cominciato ad essere una realtà affermata nello scenario nazionale. Sono presidente dell'associazione Angels, che si trova ad Arre, in provincia di Padova, dove principalmente agisco. E, come ho detto prima, sono un ricercatore e nella ricerca questo mi permette di attivare l'osservazione continua, perché oggi che parliamo di ferite emozionali, non si può non parlare di osservazione e di osservatore, che è quella forza che sta al di sopra della personalità. È attraverso l'osservatore che noi possiamo guardare il nostro essere, la nostra personalità, e accorgersi di quando ricadiamo continuamente negli stessi cliché che per molte persone durano anni, possono durare addirittura tutta la vita. Io, Michele, ho cominciato. Posso andare avanti? Sì, certo. E tra l'altro, Andrea, finisci pure la tua presentazione, poi collegati pure all'argomento, quindi vai tranquillo. Sì, la presentazione penso che possa andare bene così. Vorrei sfruttare questo tempo di cui parlavamo prima, in cui questo argomento è molto vasto, e quindi dobbiamo cercare di ottimizzare proprio il tempo a nostra disposizione. Credo che l'umanità ora possa fare, riguardo alle ferite emozionali, possa fare un salto di qualità. Siamo, per chi si è approcciato a questo argomento, siamo abituati a parlare nel classico gergo: io ho questa ferita, io soffro di questa ferita, pensando che si possa, una volta riconosciuta questa dinamica, andarne fuori. In verità, grazie all'aiuto di alcune persone che alla fine degli anni 90, i primi anni 2000, come Lise Bourbeau, ci ha portato uno dei libri più letti in assoluto, che sono Le 5 ferite e come guarirle, che dobbiamo soltanto ringraziare, in cui viene espressa molto bene Vengono espresse molto bene le dinamiche di come si svolgono anche nel corpo fisico. Tuttavia, come dicevo prima, è necessario andare oltre. Sono ottime letture, ma non è sufficiente riconoscere le ferite. Anche perché è necessario andare oltre il concetto che io ho soltanto questa ferita, tu soffri soltanto di questa ferita.
siamo esseri complessi, l'umanità vive nella complessità, quindi è necessario lavorare per urgenza e su che cosa ci muove la situazione, la dinamica, la quotidianità che viviamo. Ho notato nel mio percorso anche che queste ferite, mano a mano che le viviamo, che le elaboriamo, che le comprendiamo, diventano sempre più raffinate e sempre più, quindi, vorrei dire anche subdole, poiché si nascondono in situazioni veramente infime. Dovremmo comunque, quando ci accorgiamo di questo, in questa raffinatezza, in questa sottigliezza, gioire di questo, perché significa che abbiamo istruito la nostra intelligenza emozionale, siamo diventati più intelligenti emozionalmente. Per chi piace parlare di psicologia, è bello fare sempre l'esempio dell'iceberg, ok? Quello che noi vediamo di un iceberg è soltanto la parte sopra l'acqua, ma se noi potessimo immergersi dentro all'acqua vedremo un'enormità che sta sotto, ok? Noi siamo tutto questo complesso di ghiaccio, siamo tutto questo iceberg, non siamo soltanto la parte che sta sopra, che è la nostra coscienza, ciò che noi siamo coscienti di vivere, ma l'interezza è proprio la nostra consapevolezza. Potremmo dire che l'80-90% sta sotto l'acqua, il nostro inconscio, e quell'80-90% non lo conosciamo. Man mano che noi cominciamo a conoscere questa parte, diventiamo anche noi più raffinati, diventiamo anche noi più intelligenti emozionalmente. Possiamo dire che l'inconscio è un grande contenitore. E in base alle nostre sofferenze dell'infanzia, questo contenitore potrà essere più o meno grande. E a seconda di quanto noi abbiamo sofferto, e questo qualcuno penserà sia una fregatura, in base a quanto a noi abbiamo sofferto, abbiamo vissuto emozionalmente, questo contenitore sarà grande. Quindi dobbiamo continuamente riempirlo. Quotidianamente dobbiamo riempire questo contenitore, se noi non lo riempiamo, il nostro inconscio si cercherà da solo, quindi senza la nostra consapevolezza, le emozioni. E il nostro inconscio non riconosce il bene dal male, non riconosce ciò che è bene e ciò che è male, quindi siamo noi che dobbiamo istruirlo. Quindi, mano a mano che noi impariamo e lo istruiamo, diventiamo più raffinati. Insegniamo al nostro inconscio ad andarsi a prendere cibo buono. Uno stomaco emozionale ha bisogno di cibo buono, altrimenti è come se avessimo un grande contenitore in cui mettiamo dentro sia cibo biologico buono, sia cibo spazzatura. E non si riconosce questo. Ma poi lo si vede dai nostri comportamenti, dal nostro corpo che somatizza, perché il nostro corpo è l'ultima parte di un'espressione spirituale, ok, e a cui dobbiamo anche fare riferimento. Quindi se arriviamo a somatizzare significa che siamo già avanti, stiamo elaborando una situazione che si è già costruita prima ad altri livelli sottili, invisibili. Detto questo, per parlare delle ferite dobbiamo partire a ritroso, dobbiamo tornare indietro. Non soltanto su un concetto fisico, non soltanto su un concetto emozionale, ma da un concetto spirituale, un concetto che noi principalmente siamo anime. Penso di poter parlare tranquillamente di questo argomento. E, tornando indietro, prima del momento della nostra nascita, la nostra anima ha richiamato delle forze di esseri di luce, ma anche altre anime, che è un altro livello, in un altro spazio, un altro tempo che non è tempo, ha compiuto un patto ancestrale che era quello di ritornare sulla Terra
di poter rivivere alcune situazioni che nel mondo spirituale sono concepite soltanto come amore, amore incondizionato. Ma noi, dimenticando da dove proveniamo, dalla luce, le viviamo come conflitto, come dramma, come litigio, come cattiveria pura, come invidia, ok? Perché dimentichiamo da dove proveniamo. E in questo la misericordia divina ci fa un grande favore. Un grande favore, perché se ricordassimo subito da dove proveniamo, vorremmo tornarci subito in questa luce, in questo amore. Ma se siamo tornati, siamo arrivati, o se siamo tornati, ci sono dei motivi che vanno oltre la nostra concezione. Possiamo parlare di karma, possiamo parlare di memorie non completamente terminate, possiamo parlare anche di nuovi progetti, progetti per l'umanità, progetti di crescita, perché non si torna soltanto per sistemare delle cose, come dire, difficili, ma si può tornare anche per grandi progetti che riguardino l'aiuto spirituale, l'aiuto di crescita personale, di crescita globale all'umanità. Qualunque sia il percorso che l'anima decide, le anime non hanno soltanto un progetto, mettono in moto tantissime, tantissime esperienze che serviranno a ricongiungersi alla matrice. In questo l'anima permetterà e farà in modo di attirare delle situazioni, dei cliché continui, delle persone che ci rimuoveranno, che ci risveglieranno, quelli che sono quei drammi che non abbiamo ancora elaborato. Primi tra tutto i nostri genitori, che hanno accettato per primi, a livello spirituale, questa discesa, per aprire questo canale di luce. Ci sono ancora troppe persone che accusano i genitori di avergli creato delle ferite. Per un 10% posso essere anche d'accordo, perché sarebbe fin troppo facile dire che i genitori sono coloro che non hanno colpa e ci hanno soltanto risvegliato la ferita. Questo è vero. Ci sono tuttavia delle anime veramente tanto, tanto inconsapevoli che avrebbero potuto fare meglio. Per fortuna sono una minima parte. Per la gran parte, queste anime dobbiamo soltanto ringraziarle, questi genitori dobbiamo soltanto ringraziarli per averci dato il permesso di venire qui ad esperienziare. Quindi ringraziare i nostri genitori con tutte le loro difficoltà, perché è un grande patrimonio per noi, per poter essere liberatori di noi stessi, ma anche delle nostre generazioni. Quando noi ci mettiamo con forza a voler sistemare i nostri drammi personali, noi abbiamo la possibilità di liberare fino a 7 e fino a 9 generazioni indietro, quindi liberare quei rivissuti, quegli irretimenti familiari che vanno avanti di generazione in generazione, che si trasmettono dal nonno, padre, al figlio e così via. E quindi, come penso tante persone sanno, possiamo racchiudere in 5 grandi aree, 5 grandi contenitori, conosciamo questi per ora, che si chiamano ferite emozionali, che sono il rifiuto, l'abbandono, l'umiliazione, il tradimento e l'ingiustizia, a cui noi nella nostra esperienza, io e la mia compagna, abbiamo aggiunto anche i rivissuti, che sono appunto quelli di cui ho appena parlato, i vissuti genealogici e karmici. A volte non ci portiamo, non affrontiamo le nostre personali ferite, ma affrontiamo quelle della nostra linea genealogica. Siamo venuti per liberarli. Ok? Spieghiamo un po' cosa siano queste ferite, perché se ne sente tanto parlare, ma che cosa sono in realtà? Sono dei grandi contenitori di energia perversa, e si manifestano come un difetto di fabbrica.
come un difetto impresso nel marchio di fabbrica, come se questa fabbrica costruisse un oggetto e questo oggetto nasce già difettato. Questo difetto poi per ora è per il bambino è soltanto sopito, soltanto fermo. Si risveglia nel periodo che va da zero o anche prima nel periodo della gravidanza, fino di solito ai 6-8 anni, in quel periodo in cui il bambino vive di onde cerebrali particolari e in cui è in continuo apprendimento dati, è aperto a tutto. Ma è proprio in quel periodo che purtroppo, gli adulti, i genitori, in sé, senza colpa, purtroppo per patto ancestrale, inseriscono dentro quello che sono i programmi che il bambino dovrà andare ad affrontare. Quindi un semplice no per un bambino, quello che è un semplice no per l'adulto, per il bambino può essere un grave conflitto. Nell'età adolescenziale poi, nell'età adulta, cambiano queste onde cerebrali, okay? Si chiudono alcuni canali e quindi ci ritroviamo con questi programmi predefiniti nella parte posteriore del cervello che, ahimè, ci comandano attraverso l'istinto. Faccio una premessa. Per fortuna che alcuni ci comandano, perché in questa terza dimensione abbiamo ancora bisogno dell'istinto. Tuttavia, per molte persone sono veramente dei programmi disfunzionali e distruttivi che ci fanno comportare, fanno agire in modo completamente inconsapevole e fanno in modo di non essere soltanto vittime, ma anche carnefici della nostra stessa ferita, perché noi colpiamo il mondo con la nostra stessa ferita, con il nostro stesso programma disfunzionale. Dicevo prima che appunto in base a ciò che vive il bambino abbiamo uno stomaco emozionale, quindi tanto sarà grande la sofferenza da piccoli, tanto noi questo stomaco lo dovremo andare ad alimentare, a mettere dentro cibo. All'inizio, come ho detto prima, buttiamo dentro di tutto questo cibo emozionale, quindi sia spazzatura sia sentimenti buoni. Se all'inconscio piace, ok, ci lascerà stare. Se all'inconscio non piace, o se questo contenitore non è abbastanza pieno, si andrà a somatizzare attraverso il comportamento e attraverso il corpo fisico. E allora, questo cibo che cos'è? È la ferita stessa? No, perché la ferita è già un contenitore. Il cibo che va ad alimentare questi contenitori, questa ferita, è già qualche anno che noi lo portiamo avanti, sono le paure e sono le R. Le R intese come rabbia, rimorso, rimpianto, risentimento, rancore, ok? Questi sono gli alimentatori di queste ferite. Ogni ferita preferisce un certo cibo, ma in assenza del suo cibo preferito non disdegna anche l'altro. Ad esempio, per nostra esperienza, per mia esperienza, il rifiuto preferisce il rimorso. L'abbandono preferisce la rabbia pura, il tradimento preferisce il rancore, ma non ne facciamo una logica ben precisa. Per difendersi, il bambino quando cresce, soprattutto arrivato all'età adolescenziale, per difendersi da un mondo che crede sia cattivo, il ricordo di ciò che ha subito nell'infanzia, che poi avrà sicuramente dimenticato, perché il bambino a livello di memoria dimentica,
ma va a immagazzinare nella memoria a lungo termine e costruisce una specie di maschera che si deposita nel corpo fisico e quindi ogni ferita principale darà vita a dei corpi ben strutturati. Quindi nell'intento di difenderci, di difendersi e di difenderci inconsapevolmente dall'attacco del mondo, non facciamo altro che mostrare al mondo la nostra ferita stessa, la nostra parte più debole. E quindi questa maschera emotiva e fisica si manifesta poi appunto con questa R, con queste somatizzazioni. Ogni volta che sentiamo di peggiorare a livello di una certa situazione, di una certa R, di un certo rancore, di un certo rimpianto, di un certo risentimento verso altre persone, non stiamo facendo altro che dare spazio, anziché all'amore, a questa parte oscura. Diciamo che anziché far girare una bobina in senso orario, la facciamo girare continuamente in senso antiorario e andiamo ad alimentare di schifezza questo stomaco emozionale, questo inconscio. Non so se è chiaro, Michele, È finora. tutto chiaro, Andrea? Anzi, ho capito, ci sono stati alcuni passaggi che mi mancavano. Soprattutto mi è piaciuto molto, che ignoravo completamente, il fatto che probabilmente noi ci portiamo anche qualcosa di vite non nostre, insomma, come dici te, di albero genealogico. E questa cosa forse dà anche la spiegazione, perché credo che delle persone dicano, porca miseria, ma tra virgolette, cosa ho fatto per meritarmi magari queste prove? Allora, tante volte, come dici te, non è solo da te che arrivano, probabilmente, come dici te, ci portiamo dietro delle cose antiche. Questo particolare qui, questo passaggio mi mancava. Grazie. Se noi osserviamo i caratteri, il carattere nostro, il carattere dei nostri genitori e dei nostri nonni, troveremo sicuramente delle affinità. Io lo faccio ogni giorno e non è perché io sto parlando delle ferite, mi sento meglio. Anzi, siamo messi noi operatori di più alla prova. Quindi siamo osservati, ma abbiamo la responsabilità anche di osservarci continuamente. È proprio nell'osservazione che noi possiamo estrapolare, accorgerci subito, non diventare vittime del nostro comportamento distorto, ma accorgersi di chi sta agendo in quel momento. Perché quando noi ci arrabbiamo, cosa diciamo? Sono arrabbiato. No, perché andiamo esattamente in identità con quella rabbia, diventiamo quella rabbia stessa che andrà ad alimentare una delle nostre contenitori preferiti, quelli che abbiamo deciso di venire a sperienziare, o quello che la persona o le persone che abbiamo di fronte, che ci fanno soltanto da specchio, ci stanno invitando a voler affrontare. È più utile accorgersi e dire: mi rendo conto che sto provando questa rabbia, che sto sentendo questa rabbia, ma io non sono questa rabbia. Se noi facciamo questo atto di responsabilità, questo atto di accorgersi, la rabbia che dura 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, non ha nessun effetto sul corpo fisico, ma una rabbia nelle sue varie espressioni che dura una settimana, un mese, un anno o tutta la vita, ha effetti devastanti per la nostra anima e anche nel corpo fisico. Quando noi abbiamo 20 anni, non la sentiamo così tanto, viviamo le emozioni come è giusto che sia, ma quando cominciamo ad averne 30, 35, 40, il corpo ci dà dei segnali molto più Chiari, molto chiari. chiari. Ma questo lo vediamo anche nelle nostre relazioni. Possiamo certo dar sempre colpa al mondo,
se noi non riusciamo a trovare il partner giusto, se veniamo continuamente traditi, non soltanto dal partner, ma anche dagli amici o nel posto di lavoro, è fin troppo facile dar sempre la colpa al mondo esterno. È la prima cosa che si fa. Tuttavia, in base alla ferita, anche il senso di colpa assume una propria identità. Ci sono ferite che, a parte i primi minuti, quando si accusa il prossimo di averci, di quello che stiamo subendo, ad alcune ferite piace vivere la colpa internamente e ci si autoaccusa, è colpa mia. Per alcune invece, questo è impossibile. È impossibile accettare che sia colpa nostra. La colpa è sempre del mondo esterno. Di prassi. Poi, come ho detto prima, viviamo nella complessità. Pensare che abbiamo soltanto una ferita è completamente sbagliato. Noi le viviamo tutte in una vita. E si alleano l'una con l'altra. Almeno 4 su 5 le abbiamo vissute, se non tutte e 5. Quindi abbiamo un bel campionario di esperienze. Quindi Andrea, mi permetto di interromperti. Se io credo di aver riconosciuto una ferita o più di una, tu hai detto prima, ok, le ho riconosciute, ma non è sufficiente per guarirle e risolverle. Quindi che consiglio ci dai, Andrea? Guarda, i consigli non sono soltanto uno. La prima cosa è appunto il riconoscerle, quindi ben vengano i libri su questo, ben vengano queste conferenze, ma se noi non accettiamo ciò che stiamo vivendo, non potremo mai risolverle. Quindi il passo successivo è l'accettazione. L'accettazione che stiamo vivendo questa sofferenza. L'accettazione che l'altro mi sta mettendo alla prova su una certa situazione di vita. Mi muove qualcosa dentro, mi muove anche un risentimento, mi muove una situazione in cui non mi sento riconosciuto dal mondo e quindi sono tutto intento a essere bravo, a fare le cose per bene, non perché voglio fare veramente le cose alla perfezione, ma perché ho bisogno di essere riconosciuto ed amato. Mi sentite? Andrea, ti ho perso un attimo, però il messaggio è stato chiaro. E Gabriele, posso fare una domanda da Gabriele, Andrea, o dovevi finire il concetto? Che forse magari... Certo. I concetti sono tanti, ma lascio spazio alle domande. Volentieri. E allora, Gabriele, ti... Ok, sei già attivo, Gabriele, prego. Sì, ciao Andrea, ciao Michele. Ciao, ciao carissimo. Gabriele. Allora, volevo farti una domanda, faccio da tramite da ponte a mia cugina che sta ascoltando via telefono perché non riusciva a mettere, era in giro. Mi chiede, ti chiede, come si può comprendere se le ferite derivano da vite passate? Collegato al fatto che a volte avvengono magari dei flash, delle immagini, dei ricordi particolari. Ho conosciuto tante persone che fanno dei sogni di cose che non appartengono a questo vissuto e generano delle emozioni che non hanno risposta. Quindi se c'è la modalità di capire meglio se effettivamente quel tipo di ferita deriva da una vita passata, se sono stato chiaro. Sei stato molto chiaro. Ti rispondo inizialmente con un'altra domanda. Perché ci dovrebbe interessare se deriva da una vita passata? Non voglio che tu mi risponda. A noi, sinceramente, non dovrebbe interessare se questo tipo di conflitto deriva da una vita passata. Dovremmo agire nel qui e ora. Tuttavia, possiamo riconoscerle quando ci troviamo di fronte a delle situazioni in cui sentiamo
di non averle generate noi. Ci arrivano così, questi incontri che sembrano casuali e che muovono, a volte muovono degli incontri anche relazionali, muovono anche della felicità. Le riconosciamo sia le ferite sia gli eventi positivi quando vediamo che andiamo oltre il caso, quando si muovono eventi sincronici che sono oltre il nostro, fuori il nostro controllo, fuori dal nostro controllo logico, non riusciamo a spiegarci come sia possibile. Comunque voglio fare una premessa: in ogni famiglia ci sono degli incontri karmici. Non tutti i componenti della famiglia sono sempre karmici, ma è raro trovare famiglie che non abbiano delle anime che non si sono già incontrate. Quindi il discorso del karma, il discorso della quotidianità e il discorso della nostra genealogia, dei nostri antenati, proprio come linea genealogica, sono strettamente connessi. Non si muovono soltanto attraverso i sogni, ma anche attraverso dinamiche che senza un aiuto a volte esterno non riusciamo a risolvere. Allora in quel caso dobbiamo anche accettare che siamo esseri piccoli in contenitori grandi, e affidarsi a un potere superiore. Non so se ti ho risposto. Sì, mi hai risposto, e l'ultimo aggancio proprio a questa, così poi ti lascio andare avanti. Mi chiede quindi che sia una ferita di una vita attuale o che sia di una vita passata, il lavoro che poi si andrà a fare o le disinstallazioni. Lei ha seguito anche i webinar di disinstallo che faceva Monia Zanon, si attuano nello stesso modo, quindi. Sì, allora è bene comprendere comunque, anche se ho detto che le viviamo tutte, il riconoscimento del contenitore principale, quindi è bene seguire delle linee guida. Tuttavia alcune ferite sono subdole e si muovono anche se noi non ci riconosciamo nel contenitore fisico di quella ferita. Il secondo, ma non meno importante, è, come ho detto prima, l'attivazione dell'osservatore, il concetto dell'osservarci e di riuscire a estrapolarsi come se osservassimo una terza persona. E questo va allenato continuamente, come guardassimo alla TV qualcuno. Siamo sempre noi, ma siamo noi nella nostra personalità. E allora possiamo osservare dall'esterno il nostro comportamento. Questo fa in modo che attraverso l'allenamento tutto quel conflitto, quella sofferenza duri sempre meno. È nell'osservazione esterna di ciò che si sta muovendo che si muove l'accettazione. E questo è un concetto fondamentale: accettare che stiamo vivendo una situazione, anche quando stiamo facendo fatica a sganciarsi da una situazione, pensiamo di averla vinta e poi il mondo ce la ripropone in altro modo. Ecco lì, e a me capita spesso, mi arrabbio, ma ancora dico, e ancora che cosa ancora devo capire, e ricadiamo nell'ego. Dobbiamo accettare che finché viaggiamo in questa terra non abbiamo mai compreso fino in fondo, non abbiamo mai finito di imparare. E come ho detto prima, si diventa sempre più sottili, anche le ferite diventano sempre più sottili e raffinate, quindi dovremmo gioire di questo. Un altro concetto è quello di, come ho detto prima, istruire il nostro inconscio e dar da mangiare cibo sano. Okay? Quando io ho capito che sto ricadendo in quell'errore, non posso continuamente
alimentare di rabbia, di rancore, di odio, di invidia quel contenitore. Devo cominciare a provare anche a allenarmi a provare situazioni di gioia, anche piccole, quotidiane. Non sto parlando di chissà quali sentimenti, ma qualcosa che riguardi una piccola gioia quotidiana, allegria, concedersi anche dei piccoli, come posso dire, piccole gioie quotidiane, farà in modo di istruire la nostra intelligenza emozionale e accettare anche che il nostro inconscio, finché non è istruito a sufficienza, ha bisogno anche di quel rifiuto, ha bisogno anche di quel piccolo abbandono, di non sentirsi riconosciuti dal mondo. Ma finché è piccolo, noi gli diamo è come dargli un cioccolatino, una caramellina e lasciarlo e farlo contento, lasciarlo in pace. Un altro concetto è, come mi sembra di aver già espresso, vediamo come posso spiegarlo. Riconoscere che siamo piccoli in questo corpo fisico. Questo corpo è piccolo per contenere la grandezza della nostra anima. E allora, quando non ce la facciamo a fare qualcosa, quando vediamo che stiamo facendo il possibile ma ancora non basta, dire: ok, sto facendo il possibile, mi perdono per questo, mi perdono perché sono un essere grande in un contenitore piccolo, e quel contenitore piccolo, che è fatto anche di drammi, si offende se non lo perdono e poi sta male. Provare compassione per l'essere è inutile, è completamente inutile parlare di concetti, paroloni come amore incondizionato, misericordia, compassione, perdono verso gli altri, se prima di tutto non lo proviamo verso di noi. Da questo mi rendo conto che questa è una delle cose più difficili per l'essere umano, il comprendere a fondo il perdono. Non stiamo parlando di un perdono che si ferma a livello mentale, non stiamo parlando neppure di perdono su un fatto religioso. Ci dobbiamo perdonare per essere qui a fare anche fatica, perché in questa terza dimensione facciamo fatica, perché dimentichiamo da dove arriviamo e perché nel momento in cui siamo scesi sulla terra abbiamo ricevuto o abbiamo vissuto tutti un primo abbandono, che è l'abbandono dalla luce, per entrare in un contenitore che, per quanto accogliente, era buio, che era il grembo materno. E poi, quando ho imparato ad osservarmi, però ripeto, qui è necessaria volontà. Ricordare e ogni giorno ringraziarci per quello che facciamo. Sì, ringraziarsi. Portare l'attenzione interna e ringraziare qui sul cuore. Mi ringrazio per quello che ho fatto oggi. Semplicemente ringraziare. Non so quanti al mondo lo possano fare sinceramente. Ogni mattina ci dobbiamo ringraziare e ogni mattina rinnovo quell'antico patto che l'anima ha creato con tutte le persone che io incontro, che sto vivendo o che incontrerò, e quindi affronto la giornata con gioia, perché ogni volta che incontro una persona può essere un'esperienza per crescere. E ogni sera, prima di andare a letto, rinnovo quell'antico patto, perché qui dobbiamo anche attivare il nostro guerriero che è in noi, altrimenti il perdono non è possibile. E quindi affrontiamo la notte, quindi abbandonando un po' questo corpo fisico, andando a prenderci informazioni, è come tornare a casa, anche se al mattino magari ci svegliamo avendo fatto sogni strani che ci hanno fatto stare male.
andiamo a prendersi informazioni che ci servono per rielaborare ciò che abbiamo vissuto la giornata prima o che dobbiamo andare ad affrontare il giorno successivo. Ed ecco che quando io faccio questi passaggi, allora posso trasformare, perché non c'è un concetto di rompere, di disinstallare completamente una ferita. È questione di trasformare. È questione quel famoso drago che è dentro di noi non può morire completamente. Si può trasformare e diventare un po' alla volta l'araba fenice. È come il concetto di un campo. Se lo lascio incolto, ci saranno tante erbacce che crescono. Ma se io voglio seminarci, prima dovrò togliere le erbacce, dovrò fertilizzarlo e poi dovrò seminare roba buona, certo, il seme. Affinché faccia affinché mi dia frutto, devo avere un buon seme, ma devo aver fertilizzato. E quindi devo preparare il campo, devo preparare il campo per questo. L'anno dopo, quando avrò raccolto, queste erbacce cresceranno ancora. Sì, cresceranno ancora. E allora dovrò estirparle ancora. E ogni anno però sempre meno. Ogni anno sempre meno. E ogni anno avrò sempre più un campo fertile. Quindi è sì importante ciò che viene dopo, ma è importante preparare il terreno. Estirpare il più possibile. Ti ho risposto, Gabriele? Hai risposto anche a una domanda che ti avrei fatto già. Quindi hai strarisposto, grazie. Sono contento. Andrea, io direi che abbiamo quasi raggiunto l'oretta, quindi come ci eravamo prefissati, quindi è stato molto interessante questo tuo intervento. Io ti chiedo se ci può essere un seguito, magari una prossima volta che avrai, se avrai piacere di parlare di qualcos'altro, per me sarebbe un onore, in quanto oggi reputo una giornata di grande crescita, quello che ci lasci. Insomma. Io ti ringrazio Michele, l'onore è mio perché tu stai facendo una gran cosa, permettendo alle persone di usufruire di questi semi, di questa consapevolezza, di questa conoscenza. Quindi io sono certo che il tuo progetto crescerà e sarò ben felice se mi inviterai ancora. La prendo come una promessa. Sì, ci mancherebbe, Andrea. A parte che noi ci conosciamo, ci seguiamo da qualche annetto, quindi ben venga. Insomma, avremo tempo e modo per approfondire altre tematiche. Quindi Andrea, come ho detto, pubblichiamo questa bella intervista sui nostri social, poi la condividerò anche Andrea sul tuo profilo Facebook, quindi di conseguenza poi la potrai dare a chi ritieni. Ringrazio i nostri ospiti e chiedo anche l'autorizzazione, insomma, perché qualcuno degli ospiti è in video, quindi chiedo sempre se posso pubblicare su YouTube. Ecco, mi hanno risposto che va bene per una questione di correttezza. E Andrea, io ti ringrazio ancora. E quando sai che la mia porta è sempre aperta. Ecco. Grazie, se posso dare i miei contatti. Così certo, Andrea, ti mancherai, prego. Mi potete trovare sul sito humanproject.it, che è il sito della nostra accademia, oppure sul sito della nostra associazione sentierodegliangeli.com e osservare quello che facciamo, le nostre attività, e nella speranza veramente di rivederci ancora. Vi saluto. Grazie a tutti ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao.